Ed ora è il momento di Daniele Manco, maestro di batteria e di percussioni. Beh, come sono proprio questi strumenti musicali, c'è certamente una vivacità ed una vitalità in questi strumenti, però qui la difficoltà forse nell'insegnare, no? Ai più piccoli certe regole per far sì che non scambino un'attività musicale seria con un semplice gioco. Sì, diciamo che le percussioni e la batteria sono di per sé strumenti abbastanza primordiali, così come facevano i nostri antenati appunto con le pietre, quindi iniziare a suonare appunto con gli strumenti a percussioni e la batteria è sicuramente importantissimo per loro, perché gli dà comunque il senso del ritmo, ma questo è importante riuscirli anche ad educare negli spazi, nel momento in cui si parla, nel momento in cui si suona, per non accavallarsi spesso diventa molto, molto difficile. La scommessa di quest'anno è stata quella di preparare questi ragazzi in pochissimo tempo a riuscire ad esibirsi su un palco e quindi essere anche in grado di farlo in maniera autonoma. Sembra che dopo il secondo anno ci siamo riusciti a renderli pronti a suonare. Maestro Manco, qual è l'età ideale per iniziare? Io credo che l'età più giusta sia tra i 4 e i 5 anni. Anche per lei è stato lo stesso? Io ho iniziato da 6 anni, avevo 6 anni e non ho mai... Era un enfant prodige. Beh, no, diciamo che un pizzico di talento mi ha aiutato, però lo studio secondo me è la cosa che più... Affinale. Assolutamente sì, è la cosa più importante per arrivare poi ai risultati massimi, bisogna sempre un po' studiare, diciamo. A voi. Antonio, Antofa, mi fare...